Benvenuti a tutti, siamo al penultimo appuntamento di La Musica si racconta, che è un ciclo di incontri organizzato dallo Sportello per la Musica del Comune di Brescia, che si chiama Musica in Comune, e quest'anno il titolo è L'anno che verrà, è dedicato ai festival che hanno partecipato a Capitale Cultura Bergamo-Brescia 2023 e che ci raccontano la loro esperienza nel 2023, la loro storia ovviamente e anche qualche anticipazione del 2024, cosa sono in procinto di fare, di organizzare, eccetera. E anche il festival che ospitiamo questa sera ha delle specificità che lo rendono quasi un unicum nell'elenco dei festival che abbiamo ospitato qua. E ne ha diverse, ne parliamo questa sera con Fabrizio Saiu e con applauso. E con Luca Canini, bravi. E di queste specificità ne dico subito io una, poi il resto le tiriamo fuori mano a mano e correggimi se sbaglio. BAO è, al di là dell'acronimo che poi ci spieghi, nasce però con un altro nome, prende origine da un festival che nasce come festival di musica, di un certo tipo di musica, se vogliamo, però di musica, che si chiamava Indica, si chiama Indica ancora, e poi però evolve, e tanto è vero che appunto la specificità di BAO è che non è soltanto un festival di musica, giusto? Sì, è così. Allora, grazie Luigi, grazie per averci invitato. Naturalmente io parlo a nome di Fabrizio Saiu, cioè di me stesso, in qualità di direzione artistica del festival, ma l'assente qua è Gabriele Mitelli, che è l'altro direttore artistico del festival. Che è anche in realtà il fondatore dell'associazione culturale APS Lampedè, che di fatto in questi anni ha costituito, ha realizzato la maggior parte delle attività culturali all'interno di due festival prevalentemente, che erano quelli che, uno dei quali era quello che ha indicato Luigi, cioè Indica, e poi Ground Music Festival. Quindi l'associazione Lampedè nasce addirittura l'azione festivaliera musicale era antecedente alla creazione dell'associazione, no? Sì. E poi di questo poi forse Luca... Sì, gli inizi, sì, magari dico io come è iniziato un po' tutto. Sì, perché Luca l'ha vissuta questa cosa. Poi torno a BAO, perché BAO è l'ultimo risultato di questa vicenda. Di tutto questo viaggio che abbiamo fatto in questi anni, in realtà il festival nasce prima di Indica, Indica poi confluisce dentro BAO, ma la prima idea di festival che abbiamo avuto è nata a Monticelli Brusati con Gabriele, quando lui viveva là e io dopo mi sono trasferito là, io ci vivo ancora, lui non ci vive più, e abbiamo iniziato a fare i concerti così, in maniera quasi naturale, all'interno della casa in cui abitava Gabriele, che aveva questo splendido giardino davanti, che era perfetto per i concerti, e una sera ci siamo detti, ma perché non organizziamo, vista la moria di festival, di location che c'è in giro, possiamo pensare noi a qualcosa da organizzare nel giardino. E ci siamo organizzati così alla buona all'inizio, e poi abbiamo visto che la cosa effettivamente poco alla volta stava diventando abbastanza seria oltre che impegnativa, nel senso che siamo partiti un po' così tra amici, e poi negli anni in casa di Gabriele ha suonato Charles Gale, per dire, in trio, ha suonato Rob Mazurek, e a quel punto ci siamo detti, forse possiamo fare qualcosa di più, cioè possiamo fare un passo oltre dalla dimensione casalinga, organizziamo qualcosa che vada fuori in uno spazio pubblico. I primi concerti che abbiamo organizzato fuori sono stati uno in un vigneto sopra Monticelli, che è il pendio, che poi è diventato nostro amico oltre che sostenitore, Michele, esatto, e uno nella vecchia chiesa di Monticelli, che poi è stata ristrutturata e trasformata in un teatro. Quella è stata un po' l'edizione zero del Ground Music Festival. Ed erano gli anni? Sarà stato il 23, no scherzo. No. Sarà stato, non lo so, non mi ricordo. Prima del 2016. Sì, prima del 2016, esatto.
E poi da lì abbiamo pensato al festival, la prima edizione è stata fatta a Monticelli e credo che alla terza edizione abbiamo iniziato a pensare a qualcosa per la città che fosse diverso, con Cristiano Calcagnile e Nino Locatelli abbiamo organizzato Indica, che invece era pensato più per la città. Fatti tutti questi passi in direzione di un festival serio, ci siamo accorti che per fare qualcosa di serio serve gente che lo fa seriamente, nel senso che, sì, nel senso che a un certo punto non basta più la buona volontà, non basta più il volontariato, non basta più l'amico dell'amico, ma serve qualcuno che abbia delle competenze in vari ambiti che sono fondamentali, che sono quelli ad esempio di occuparsi della gestione dei fondi, di procurarsi i fondi, quelli della direzione artistica, quella di gestire i vari volontari che lavorano all'interno del festival, quello di gestire il vai e vieni dei musicisti, perché era diventata effettivamente una cosa insostenibile da fare tra amici. E quindi da lì il passo successivo poi è stato quello di arrivare all'idea di BAO e di coinvolgere più persone, tra cui appunto tu, che quando si parla di persone che sanno fare... No, questo non lo so. Di fatto, grazie. Ecco, sì, Luca ha vissuto, Luca Canini ha vissuto appunto proprio la nascita della realtà. Quindi ciò che stava dietro Indica e ciò che poi è diventato anche Indica e Ground Music Festival. Io sono arrivato molto dopo, cioè nel 2022, perché contattato da Gabriele Mitelli, che si scusa per non essere potuto venire per questioni di lavoro, mi chiama per chiedermi se ero interessato a occuparmi di una parte del festival, in questo caso... Se ero interessato a entrare in BAO, che ancora non si capiva cos'era, addirittura era BAU all'inizio, poi è diventato BAO, cioè sono state diverse trasformazioni, era un'idea ancora che stava prendendo forma, e la sua idea era: ti interessa di occuparti della direzione artistica, della performance però, tu ti occupi di quell'ambito lì, io faccio tutta la parte musicale, c'era i rapporti con Luigi anche, lavorava all'interno naturalmente di Indica, di Ground, e quindi c'è stato, diciamo, se siamo arrivati oggi a BAO è perché sono state tantissime le energie che si sono innestate assieme e che hanno poi dato linfa a questa realtà. Di fatto nel 2022 nasce alla fine BAO e nasce con l'idea di essere una sorta di contenitore di alcuni festival. I primi festival di cui BAO faceva, come dire, da contenitore erano appunto Indica, che si teneva al Moca a Brescia, quindi concerti prevalentemente legati alla musica improvvisata, sperimentale, di ricerca, diciamo così, e si tenevano all'interno dell'Idra per lo più, correggetemi se sbaglio, almeno io ho visto la parte finale, e poi invece il Ground Music Festival, che nascendo appunto dall'idea primigenia, cioè dei concerti fatti a Monticelli Brusati, nasce appunto lì e poi si estende in Valle Trompia, quindi il Ground Music Festival era 3 giorni a Monticelli e poi 3 giorni in Valle Trompia, in diversi comuni della Valle Trompia. Così nasce quest'idea, allora appunto mi chiama, io entro all'interno di BAO e nasce un terzo festival che si chiama RA, che in realtà è un festival che è nato assieme a BAO, nel quale però ci siamo occupati della musica, dell'arte performativa, di tutto ciò che era legato al suono ma letto da un punto di vista invece altro, quindi subentravano altre prospettive, quella della danza, quella delle performance relazionali, quella della musica elettronica, che non erano mai entrati in maniera così netta all'interno invece degli altri festival di Gabriele. Forse volevi farmi una domanda? Oh. No, assolutamente, però un chiarimento lo farei. Sì. BAO Brescia Arts Observatory. Okay. Sì. Nasce con quest'idea di voler essere un osservatorio sull'arte, o sulle arti in generale. Un osservatorio che in qualche modo non può avere una visione, come dire, a 360 gradi sulle arti, ma che in qualche modo cerca, pur da un certo punto di vista, di includere diverse modalità di espressione. Devo dire che per lo più attualmente BAO include, è un festival di musica, ok?
sto già anticipando delle cose, è prevalentemente un festival di musica, cioè i suoi tre festival sono prevalentemente musicali, poi c'è una parte che invece è legata alla performance, performance che vuol dire appunto danza, che vuol dire musica elettronica in senso più stretto, quindi dei live set oppure delle performance partecipative che dialogano col territorio, che sono azioni site specific, degli interventi urbani, quindi pensate in un modo diverso e divergente rispetto alla matrice del concerto. Che rimane comunque il centro di BAO. Attualmente BAO, cioè dal 2024, è l'unico nome, cioè Ra, Indica e Ground spariscono, non ci saranno più e convergono in un unico nome. È stato un passaggio molto lento, ecco perché dicevo che l'idea primigenia era quella di un hub che metteva assieme diverse realtà associative o comunque diversi festival, e poi pian piano è diventato un festival. Cioè BAO nel 2024 effettivamente sarà un solo festival. E mentre Ra sta per? Ra è un suono. È un suono, è una, okay, è futurista come approccio, è, diciamo così, alla parola, è una parola in libertà e quindi per ciò stesso è un suono anche, ma è anche grafica. Però dentro di sé contiene anche la parola Ra, che è il dio sole, se vogliamo. E tante cose, okay. Soprattutto è un gesto sonoro, è un prova a dirlo, e tutti lo dicono in modo diverso, no? Quindi era un po' questo. E magari ne diciamo qualcuno di questi operatori, di questi festival che stanno in questo contenitore? Che BAO ha raccolto. BAO e Ra insieme, fantastico. Sì, sì. Allo stato attuale o in questi due anni? Come vuoi. In questi due anni abbiamo collaborato con noi tante realtà, adesso le cito in maniera disordinata e non per ordine di importanza, perché ognuna di queste è stata fondamentale, perché la nostra idea è stata quella di creare una sorta di rete con delle associazioni che si occupano di cultura, associazioni anche collettivi che a Brescia si occupano di promozione culturale, includendo la loro caratteristica, no? Le loro potenzialità, la loro singolarità nell'ambito appunto culturale. Penso, non so, a Spettro, con cui abbiamo collaborato particolarmente, è una realtà particolarmente attiva a Brescia nell'ambito della musica underground, elettronica, anche internazionale. Penso a Meccaniche delle Meraviglie, che è stato un nostro partner anche nell'edizione dell'anno scorso, in Bergamo Brescia, capitale della cultura. Penso a le due associazioni di musicoterapia orchestrale, con le quali, grazie alle quali l'anno scorso abbiamo creato una grande orchestra che si chiama In Orchestra, e quindi penso a Eufonia, che opera a Brescia nell'ambito appunto della musicoterapia orchestrale, e quindi l'ambito è quello del disagio psicologico e mentale, e quindi il lavoro è con musicisti diversamente abili, okay, da un punto di vista cognitivo e di abilità, e l'altra è La Notte in Più, che invece si trova a Bergamo, e poi naturalmente c'è A Forest Festival, che è un'altra associazione, un altro festival che opera appunto in provincia Brescia, e abbiamo ancora, ne abbiamo tantissime che ora non ricordo, una dopo l'altra, però già con queste noi abbiamo realizzato molto. Poi tutti i partner istituzionali invece, che sono Brescia Musei, Brescia Mobilità, il Comune di Brescia naturalmente, ecco, il MOCA che ci ha ospitato, ecco, per tanti anni. Quali sono i luoghi che vi piace occupare? Bella domanda. Quelli che siete riusciti e quelli che magari non siete riusciti. Allora, diciamo che prima... allora, Indica, che era uno dei festival interni a BAO fino all'anno scorso, il primo, diciamo, in ordine di programmazione annuale, occupava uno spazio che era quello del MOCA, per cui per lo più il Teatro Idra e alcuni spazi del MOCA. Ground Music Festival invece, un festival che si teneva all'aperto in mezzo ai boschi, quindi un festival come dire estivo, assolutamente estivo, quindi
come dire, un festival nel quale la musica è fruita all'aria aperta, fino a notte tarda, mangiando e bevendo e ascoltando appunto i musicisti, tutti assieme, nei prati, nei boschi, e si occupava la zona di Monticelli, quindi Monticelli Brusati, le cascate sono state utilizzate l'anno scorso, oppure abbiamo utilizzato la chiesa di la San Zenone, la zona di San Zenone, no? Dico giusto, il santuario di San Zenone. Poi invece la Valle Trompia cambia, perché i comuni di anno in anno che aderiscono sono diversi, quindi Sarezzo, la pieve di santuario di Sant'Emiliano, oppure ancora abbiamo lavorato a Caino l'anno scorso, Gardone Valtrompia proprio in centro, Caregno l'anno scorso, sì, esatto, una notte freddissima, ricordo, esatto. Sono diverse. E poi con Ra, ecco, la novità con Ra è che si spostavano nello spazio pubblico, per cui le performance avvenivano l'anno scorso per esempio in via Milano, per cui con queste azioni partecipative che portavano il pubblico in via Milano e quindi a fare un percorso organizzato come una sorta di performance, un escape room, un gioco a squadre, che portava ad attraversare appunto l'intera città e a riflettere sul concetto di proprietà pubblica, proprietà privata, e quindi anche a riflettere sulle difficoltà del territorio di via Milano, che è un territorio in enorme trasformazione, come sappiamo. Quindi con Ra si è entrati nell'urbano, si è entrati anche al Teatro Romano, si è entrati anche a Brescia Musei, quindi alla Pinacoteca, nella metro, abbiamo fatto dei workshop di parkour nella metro, quindi percorrendo tutta la zona metropolitana attraverso la pratica del parkour, e poi il centro storico. Siamo stati anche al Nuovo Eden, al cinema, quindi in diversi contesti della città che prima gli altri festival indica nello specifico non aveva mai toccato. Ecco, quindi potenzialmente Bao è in città ed è poi in periferia, in alta montagna o in Franciacorta, ecco, nell'alta Valtrompia, Franciacorta, ma anche nella bassa, perché poi Ground Music Festival ha collaborato molto con, è un altro dei partner importanti, Festival Carta della Terra, anche con Osiris, certo, Festival Carta della Terra, con i quali tutti gli anni collaboriamo, e quindi andiamo nella bassa, per esempio, in Borgo San Giacomo, per esempio. Esiste Borgo San Giacomo. No, volevo dire una cosa dopo tutta questa mappa di quando abbiamo pensato che l'esperienza di Indica e Ground, che come dice lui era molto eliocentrica, giusto per stare in Ra, cioè c'era la musica e il pubblico ci andava, fosse arrivata a un limite fisiologico, lo abbiamo pensato anche perché frequentando altri festival, io scrivo di musica e vado a concerti da parecchi anni, ho vissuto tante realtà, ci siamo accorti che stava cambiando qualcosa nel tipo di pubblico che frequentava i concerti che organizzavamo noi, o nel tipo di pubblico che stava iniziando ad ascoltare la musica che ascoltavamo noi all'inizio, che era principalmente qualcosa che si può definire jazz, ma in modo molto ampio, esatto. E ci siamo accorti che c'era un nuovo ascoltatore che stava arrivando, che non percepiva più così nettamente il limite tra jazz, musica d'avanguardia, musica elettronica, black music, new soul, improvvisazione radicale, vedo qui un sintetizzatore. Cioè, un ascoltatore che ha un bagaglio di ascolti avventurosi e che quindi ha bisogno di un'esperienza che non sia legata strettamente a un ambito, a un genere, ma di qualcosa di diverso. Ci siamo anche detti che non andare in quella direzione in questo momento significa morire di sanguati, perché basta andare a un qualsiasi festival jazz tradizionale, guardare l'età media del pubblico e rendersi conto che quel tipo di esperienza lì sta arrivando a una fine tragicamente naturale, se posso dirlo, che tra l'altro è un bene, cioè c'è bisogno di qualcosa di diverso. Da lì è nata l'idea di all'inizio aprire il più possibile il festival a tanti tipi di musiche e non a solo un tipo di musica, e poi di aprire il festival a tanti tipi di modi di rapportarsi con la musica e non a solo uno. Io non sono un grande appassionato dei concerti con scarpinata o dei live a 3000 metri nel ghiaccio, cioè,
però mi rendo conto che all'interno di un festival come quello che avevamo pensato ci sta anche questo tipo di esperienza. Un po' mi fa, come dire, sono combattuto perché da una parte odio tutto quello che ha a che fare con l'esperienza, cioè il concetto di esperienza, che sta fagocitando tutto quanto, no? Uno vuole l'esperienza come se tu dovessi fiocchettargli. No, la musica non basta, no? La direzione artistica non basta, il festival non basta, mi devi dare l'esperienza, cioè il sentiero, l'eremo a 2000 metri che non ci può arrivare in macchina, il concerto all'alba alle 6 del mattino quando il povero musicista c'ha il caffè latte ancora in bocca. Anche l'ascoltatore. Anche spesso, l'ascoltatore, esatto. Cioè tutte quelle cose lì per completare un'offerta che sia il più possibile adeguata a quelli che sono gli appetiti culturali di questa nuova generazione. Dall'altro però è vero che l'aprire le porte a una serie di esperienze diverse è una ricchezza anche dal punto di vista culturale, musicale e non ultimo, anzi primo, umano, appunto come diceva lui, tutte le persone con le quali si è collaborato negli anni hanno lasciato qualcosa dentro questa cosa qui che adesso è diventata BAO. Ecco, ci tenevo solo a dire questa cosa. Sì. No, vai, vai. No, dicevo che sicuramente l'approccio è sempre stato quello di ibridare, no, i linguaggi, perché non si è mai trattato forse di jazz solo, in senso, poi cos'è il jazz? È l'ibrido per eccellenza, no? Quindi il concetto di ibridità, di ibridare i linguaggi, di ibridare, come dire, le modalità anche di fruizione, sono sempre state, immagino, fin dagli inizi, perseguite. È chiaro che adesso cambiano anche le modalità di, come dire, di cambiano i formati, almeno quantomeno nel momento in cui anche io sono stato chiamato, invitato a partecipare a questa avventura, a questo progetto, ho pensato che potesse essere interessante integrare altri formati che certamente non vengono dalla musica, perché io vengo da lì alla fine, vengo tra l'altro dal jazz, non è che vengo dall'altra parte, però poi mi sono interessato per tutta una serie di questioni biografiche, di ricerca, ad altri ambiti che hanno nel suono il loro perno, ma che evidenziano altre, come dire, altri margini della pratica musicale, che sono il movimento del corpo nello spazio, l'interazione tra le persone all'interno di quell'ambiente stesso, il concetto, quindi la riflessione sull'operazione nel suo insieme, il rapporto col territorio. Sono tante tematiche che sono state affrontate ovviamente nel Novecento ampiamente in ogni dove, in ogni direzione, e formalizzate in ogni linguaggio possibile. L'idea era che anche nel nostro progetto, diciamo, potessero integrarsi queste nuove esperienze, in questo caso, questi nuovi formati, perché consentivano, facendo un passo al lato rispetto al concerto, permettevano di far emergere nuove modalità anche di pensiero e di intervento musicale o artistico in città. Cioè, un esempio, l'azione che è stata fatta all'interno di Ra che è nata dall'unione tra Brescia Underground e Spettro, è stata secondo me un'esperienza molto interessante, perché di fatto due associazioni che si conoscevano ma che non collaboravano tra loro. Brescia Underground è un'associazione culturale che da 20 anni si è occupata di scoprire i sotterranei della città, no? In maniera straordinaria, hanno scoperto una città sotterranea, mossi dalla loro passione per questo tipo di scoperte. Spettro scopre la musica, un certo tipo di musica a modo suo, e i due collettivi messi assieme hanno creato una performance che mischiava la speleologia, non so come dire, alla musica elettronica per come la pensa Spettro, no? Quindi minimale, con questi ritmi ripetitivi, iterati, cupi, no? Con queste serie di fari, con queste luci rosse. Poi farò vedere un video che rende l'idea. Quell'esperienza è stata
veramente molto partecipata. Noi abbiamo fatto solo 3 interventi nel RA dell'anno scorso all'interno di Brescia Underground, quindi nel percorso della Brescia, ed erano tutti sold out. Se ne avessimo fatto 10, ne avremmo chiuse tutte 10, perché questa città abbiamo scoperto che è affamata di questo tipo di modalità di fruizione anche della città, dove non c'è nulla di strano se non il fatto che effettivamente uno fa il percorso di Brescia Underground, ma lo fa con la musica e con un'illuminazione dello spazio differente. Ovviamente la musica vuol dire una modalità di sonorizzare lo spazio, ma in relazione allo spazio. Quindi il suono dell'acqua a un certo punto diventava l'unico suono dell'ambiente, poi spariva e iniziavano questi droni sonori, no? Che erano diffusi attraverso questi speaker portati con uno zaino a diverse distanze, quindi con tutti gli effetti di delay, di riverbero, di risonanza. È stata un'esperienza magica in qualche modo. Certo. Bella. Magari guardiamo qualcosa, sì. Però prima ti faccio una domanda che mi sorge spontanea, se no poi me la dimentico. Quindi cambiano i formati, cambiano le esperienze, cambiano le modalità, cambia anche il pubblico? O meglio, il pubblico, sì, cambia, lo so perfettamente, questo è chiaro, è naturale, oserei dire, ma cambia il pubblico, è cambiato anche il pubblico che seguiva Ground all'inizio, quando ancora non si chiamava neppure Ground, e poi Indica, e poi È cambiato molto negli anni, e soprattutto è cambiato molto negli ultimi 2 anni, in cui la direzione che stavamo raccontando è stata più marcata rispetto agli anni precedenti. E all'inizio avevamo un pubblico che era fedele a un certo tipo di musica, che conosci bene anche tu, che è quella che è il giro del jazz italiano, più o meno coraggioso, più o meno avanguardista, più o meno di confine, ma quella roba lì è. E via via invece è diventato un pubblico più composito, è diventato un pubblico più giovane, grazie a Dio, e è diventato un pubblico più curioso, è diventato un pubblico che risponde anche a stimoli molto diversi, quindi puoi fare 2 cose completamente diverse e te li ritrovi sia da una parte che dall'altra, perché, come ti dicevo prima, esiste comunque un pubblico che non ha preclusioni di genere. Rispetto a qualche anno fa, vedo che questi confini sono sempre meno segnati, meno visibili. Il dubbio, ma è un dubbio che vi pongo, ed è un mio cruccio personale che affronto sempre nel momento in cui devo organizzare a mia volta dei concerti o degli spettacoli o mettere insieme un cartellone, è il pubblico è cambiato. Bao come contenitore, che ha appunto tante manifestazioni artistiche diverse al suo interno, questo pubblico è sintonizzato su determinate manifestazioni e su altre no? Quindi abbiamo un pubblico diverso a seconda di quello che il contenitore propone, oppure, ve lo chiedo come esperienza, sì, vostra, oppure nel caso di Bao è un pubblico che si incontra, lo stesso pubblico, magari alla performance di Via Milano, all'Underground con Spettro? Come è una mia curiosità, eh? Allora è diverso. Cosa che è una parola bruttissima, ibridazione del, sì, pubblico. No, però cioè, allora, è un pubblico che segue o comunque è in qualche modo focalizzato su determinati, è un pubblico che vedo là, poi non lo vedo dall'altra parte. Allora dobbiamo pensare a una cosa, ed è la ragione per la quale noi siamo passati da Bao come contenitore a Bao come festival quest'anno. Era un percorso che bisognava fare pian piano, no? Le 3 comunicazioni dei 3 festival erano diverse, quindi il pubblico erano in una certa percentuale era lo stesso, ma in un'altra percentuale era diverso. Il pubblico che seguiva Indica, che comunque aveva una sua identità, era in parte diverso rispetto a quello che seguiva Ra, per esempio, sicuramente, e come anche
era diverso da quello che seguiva Ground, un po' più vicino a Ground. Ricordo che Indica e Ground nascono comunque sempre dalla testa di Gabriele, la direzione era da lui soprattutto gestita, no? Io mi sono occupato soprattutto di Ra e della visione di Bao, cioè la gestione di che cos'era Bao, che voleva dire anche il rapporto con le varie associazioni per la produzione di performance che rientravano nelle tre programmazioni, ma anche la creazione di un'altra rete che era quella della documentazione audiovisiva, con la nascita del Various Collective, di un collettivo di videomaker che venivano dall'Accademia Santa Giulia ma che poi si sono resi indipendenti, no? E che formano gli stagisti dell'Accademia a documentazione audiovisiva. C'è tutta una realtà che è nata dietro Bao e che poi si incarnava nei tre festival, i quali, avendo una specifica direzione, identità musicale e comunicazione, avevano anche un po' tre pubblici un po' differenziati. Da un'analisi sul piano della comunicazione, dei biglietti venduti, delle età, eccetera, vediamo che le età sono più o meno in una forbice che va dai 30, anche meno, 20, 25, 45, 50 anni. Questa è la nostra forbice di età. Più donne che uomini, ok? E ovviamente non posso dirvi che tipi di pubblico sono. Sono misti, è molto misto. E quest'anno, siccome Bao è una sola manifestazione, avremo, credo, lo stesso pubblico, perché avremo la stessa comunicazione. Quindi penso che l'ibridazione del pubblico ci sarà. E come? Quest'anno però, mentre l'anno scorso ancora c'erano tre grafiche, no? Tre modalità differenti, Ra era proprio performance nello spazio urbano, invece adesso è tutto, confluisce in un unico festival, quindi davvero ci sarà un'ibridazione, sì. È quasi un obiettivo, insomma, quello di radunare, sì, un pubblico, secondo per me è importante, tutto il festival. Secondo me è importante, sì. Ragionare sul pubblico è l'eterna condanna di chi non fa. L'ho detto subito. Sì. Non credo che esista una ricetta, una scienza o una formula perfetta per trovare il pubblico giusto per quello che si organizza. Di sicuro l'esperienza negli anni ti porta a capire che quello che stai facendo va in una certa direzione, e se lo assecondi è più facile che trovi un pubblico. Quello di cui parlavamo con Gabriele all'inizio, quando è nato tutto, dopo la fase così rustica, campagnola, diciamo, era costruire un festival che, come la musica che noi proponiamo, sia fatto prima di tutto di relazioni, perché le relazioni, quando funzionano, portano interesse, portano pubblico. Cioè, se tu hai un festival che è una realtà viva, che si muove, interagisce, ha terminali diffusi, è più facile che ti trovi il tuo pubblico, trovi la tua strada, trovi la tua dimensione, trovi le cose che funzionano. Se tu costruisci un festival che è chiuso dentro un recinto e apri la porta e speri che la gente entri, può funzionare se sei la Scala. Se non sei la Scala di Milano, probabilmente non funzionerà così bene, o magari nel tempo sicuramente ti accorgerai che il tuo pubblico diventa sempre meno, diventa sempre più fidelizzato, che da un certo punto di vista poi può essere un male, magari è un'età media troppo alta, non riesci a proporre certe cose perché non funzionano, quindi la scommessa è quella di costruire una creatura che abbia una sua vita al di fuori di quello che è, se no non ha nessun senso, secondo me, organizzare una cosa del genere. E quindi, come diceva lui, l'idea di operare in vari ambiti, di sfruttare varie modalità, di arrivare al pubblico, funziona se poi la mantieni viva, e la scommessa è quella di creare un'identità partendo da tante identità. Vogliamo qualcosa? Ci fa vedere qualcosa? Non lo presento, lo faccio partire, basta. No, questo è un... Poi ce lo dici dopo. Sì, no, guardiamolo subito, poi... Ci racconti. Allora, è un video verticale. 42, 43. 2, 3, no. No, uomo con piede piccolino. Thank you.
Questo è un video molto, molto breve, un after movie realizzato da Various Collective in collaborazione con una serie di Various Collective, è un gruppo di videomaker, che, di ex studenti dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia, che si uniscono, iniziano come stagisti, che poi si uniscono e creano un collettivo la cui funzione all'interno di BAO è quella di curare un po' l'estetica audiovisiva dei prodotti relativi appunto ai concerti, alle performance, no? Quindi tutti gli anni il BAO ha una serie di stagisti che arrivano dall'Accademia Santa Giulia, che vengono però formati, seguiti da questo collettivo di ex studenti che ormai hanno una visione chiara, parlano con noi all'interno dello staff, riflettono su quale può essere l'estetica del festival e quindi sono parte integrante del festival. Lo scopo è quello poi di documentare il festival. Di documentare il festival e quindi in qualche modo anche di veicolare, comunicare una visione. No? Certo. In questo caso la performance era quella di cui parlavo prima, ecco perché l'ho fatta vedere per prima, Brescia Underground e Spettro, che si uniscono in un'azione che mischia le loro due pratiche, le loro due modalità, anche di coinvolgere il pubblico è tutto imbragato con gli elmi tipico, con l'elmetto, con gli stivali, scende poi in Brescia Underground ma assiste a un concerto itinerante, okay? Questo è interessante ed è un esempio. Oltre a questo concerto c'era poi il concerto in solo di Ottaviucci alla Pinacoteca Tosio Martinengo. Qui c'è un'altra collaborazione con Aria Sismica, per esempio, quindi collaboriamo con altre realtà che non sono solo territoriali ma anche, no, sparse un po' in giro per l'Italia. E in quel caso era un vero e proprio concerto per pianoforte, si rifletteva un po' su quali erano i meccanismi in questa improvvisazione di Ottaviucci che guidano lo stile compositivo di Gheorghe Ligeti. Quindi Gheorghe Ligeti, come sarebbe stato Gheorghe Ligeti se l'avessimo potuto improvvisare, e lui lo ha fatto. Poi invece c'era un film, l'ultimo film, che è in Nomadica, Circuito Nomadica, altro collettivo di videomaker con cui collaboriamo, che sono di origine siciliana, bolognese, hanno prodotto e hanno portato al Torino Film Festival l'anno scorso. Noi l'abbiamo portato a Nuovo Eden ed era un film a cui sull'Etna, no? Che riflette un po' sull'Etna, sulle diverse stratificazioni della zona della lavorazione del vulcano. Ecco, quindi capite, ci sono tre cose: una performance partecipativa, un concerto vero e proprio e poi un film. Ecco, questo per farvi capire un po' l'anima di Ra, tre modalità di fruizione differenti. Posso farvi vedere un altro video, fatico un po' con questo computer oggi, non so perché. Allora, questo che stiamo per vedere è un concerto che è stato creato per Indica Med. Indica Med è la versione di Indica dell'anno scorso. Aiuto, non so se riuscirò mai a fare quello che voglio fare, proviamo così. Che si chiama Med perché era in collaborazione con Spettro. Spettro che proponeva una parte degli artisti della programmazione. In questo caso quello che stiamo per vedere è un concerto che è stato organizzato all'interno di Indica Med in contemporanea all'Orto Botanico di Bergamo su supervisione e gestione di Performatorio, che è un'associazione che è appena nata a Bergamo ma che aveva altri nomi prima, quindi attiva a Bergamo in ambito musicale da una decina d'anni, e ovviamente da noi. L'idea era far suonare contemporaneamente al Teatro Romano e all'Orto Botanico due musicisti, in questo caso Sebi Tramontana al Teatro Romano a Brescia e Nino Locatelli invece all'Orto Botanico di Bergamo. I due avevano una partitura definita, erano
in streaming, quindi chi era a casa poteva ascoltare i due suonare assieme, ma chi ovviamente era nella rispettiva location sentiva solo il musicista, ma sapeva, leggendo nel programma di sala, che a Bergamo stava accadendo qualcos'altro, una specie di gioco, diciamo così. I due musicisti avevano una loro partitura, partivano nello stesso momento e suonavano come se stessero suonando assieme, ma in realtà in due città diverse. Il risultato... Adesso vediamo la versione completa. No, un'ora di performance. No, vediamo completa nel senso tutti e due? Sì. Ok. Sì, un po' e un po'. Questo materiale, i documenti audiovisivi sono fruibili online? Su YouTube, sì. Diciamolo, così magari sì, se qualcuno... questi materiali noi li stiamo... sono stati caricati su... che meraviglia, è partito un... così... qualcos'altro. Allora, li trovate su sullo YouTube di BAO, quindi basta che andate su progettobao.com e trovate sia il Facebook e l'Instagram che lo YouTube del festival o dei festival, e lì potete vedere tutto, ecco, sì. Okay. Veniamo all'oggi, 2024. Possiamo già dire qualcosa? Per esempio, queste collaborazioni con Bergamo proseguiranno, che sono nate, credo, in occasione di Capitale. Continueranno? Pensate di, appunto, di portarle avanti o addirittura di ampliarle? Sì, no, allora, quest'anno terremo vive solo alcune collaborazioni. È un anno, diciamo, importantissimo per noi. Venendo da Bergamo, Brescia Capitale della Cultura, è un anno complesso per certi versi, perché è stato un anno molto denso, e chi ha lavorato nell'ambito della promozione culturale, ma anche chi ha vissuto la città in questo periodo, era pieno di eventi, e comunque è stato, come dire, quasi un'impresa, no? Lavorare quest'anno, cioè, nel senso che era tantissimo lavoro improvvisamente. Quest'anno sarà un po' diverso, quindi si procede con un altro passo. Non potevamo tenere in piedi vive tutte le relazioni che sono nate appunto l'anno scorso, e ne abbiamo privilegiato solo alcune. Siamo ancora in una via di chiusura della programmazione, e quello che ci interessa quest'anno è davvero, facendo esperienza sulla o meglio raccogliendo un po' i risultati dell'esperienza di due anni, capire che cosa BAO davvero sarà. E quindi la riflessione quest'anno è mantenere attive alcune importanti collaborazioni sul territorio, però per il momento, e riflettere sulla nuova immagine di BAO. La nuova immagine di BAO vuol dire pensare a una nuova comunicazione, pensare a nuovi artisti. Sarà un festival diverso ancora. Sarà un festival dedicato alla musica, ma sarà un festival molto legato alla musica elettronica, molto. Cioè, c'è una direzione quest'anno abbastanza netta verso la musica elettronica, per cui il pubblico penso che ancora cambierà, o si confermerà lo stesso, o verrà inglobato un nuovo pubblico, ancora più giovane per certi versi. E da un punto di vista musicale, linguistica, non siamo lontani da quello che avevamo presentato, ma
e devo dire che c'è proprio stato quest'anno c'è proprio un cambio, però è un cambio che è organico. Cioè, anzitutto nel 2024 vedremo un BAO Music Festival che avviene in estate, nel periodo estivo, sempre nelle due realtà, Valle Trompia e Franciacorta. Nella Valle Trompia stiamo ancora lavorando su alcuni comuni, anche grazie alla collaborazione con la comunità montana, che è un partner importante anche nella selezione, nella relazione con i comuni e nella conoscenza del territorio. E poi ovviamente con la Franciacorta, con Monticelli e Brusati, c'è un rapporto molto importante da molti anni e quindi proseguiamo in quella direzione. E poi ci sarà una sessione invernale invece, che non è il festival, ma è una sessione invernale, è sempre BAO, ma è, diciamo, più legato alla sperimentazione e all'ibrido, quindi sono più azioni che sono di matrice musicale, ma sono anche altro, sono anche performance multimediali, sono anche workshop, sono anche dei talks, sono anche delle conferenze, sono delle performance nella metropolitana, partecipative e non partecipative, dadaiste, no? C'è un po' di tutto nella parte invernale. In quella estiva rimane per noi molto importante il rapporto con la musica, la natura, la sostenibilità. L'anno scorso noi siamo diventati un partner, siamo stati uno dei festival, o forse il festival, che ha riuscito ad abbattere tutte le sue emissioni di CO2 attraverso la ripiantumazione di alberi, in qualche modo per, come si dice, compensare, ecco, le emissioni di CO2. Quest'anno faremo un passo ulteriore, ci sarà un'app nella quale è possibile avere tutte le informazioni sulle date del festival, sarà possibile trovare il percorso che ti permette di inquinare di meno, sarà possibile connettersi a BlaBlaCar e quindi scegliere un percorso da fare assieme per arrivare al luogo della performance, eccetera. Insomma, stiamo cercando di fare un passo verso la natura, che è un elemento fondamentale nell'estate, in tutti i sensi, nel senso che è sia il tema, nel senso escursioni che poi portano a un concerto, ma anche l'estate è bello stare in natura, all'aria aperta, ascoltare la musica, bere, mangiare, c'è anche tutta questa dimensione, no? E quindi daremo una spinta in questo modo. Il concetto di sostenibilità rientra in molte livelli di questa nuova programmazione, sostenibilità economica, ma sostenibilità ambientale e così via, anche sostenibilità acustica. Ci saranno alcuni DJ set che saranno solo con le silent, con le cuffie silent, per poter ballare nel bosco senza rompere le scatole a nessuno, eccetera. Ecco, quindi questa è un po' la direzione. E visto che ci avviamo alla fine, poi abbiamo un ospite, ma lo annunciamo tra poco. Devo fare tre domande che faccio sempre a tutti gli altri festival, e quindi vi tocca anche a voi. Sono rispettivamente: qual è l'artista, ovviamente essendo un festival che non è solo di musica, come abbiamo detto sino ad ora, non deve essere necessariamente un musicista, può essere un performer, qualsiasi cosa, un artista visuale, visivo, in tutti questi anni di programmazione vi ha stupito di più, in qualche modo anche inaspettatamente, rispetto magari a quelle che erano le attese, non necessariamente da un punto di vista esclusivamente artistico, ecco. Questa è la prima. Allora, per me è difficile perché io ho uno storico solo di 2 anni. Il concerto al quale sono più legato, anche per questioni affettive, e tra l'altro è passato un anno da poco da quando è scomparso, quando c'è stato Peter Brotzmann, quando siamo riusciti a portare in Italia Peter Brotzmann, che è stata una delle piccole cose che ci ha reso davvero orgogliosi di aver fatto questo festival, e prima suonare in duo con Amit Drake, ma soprattutto il solo nella chiesa di San Michele di Ome, per me resta un momento magico. Fabrizio? È
è molto difficile dirlo, sono in difficoltà. L'artista che più ci ha... Non lo saprei dire onestamente, perché tutti sono stati a modo loro, non c'è stato uno che mi ha sorpreso, nel senso questo è stato incredibile, tutti a modo loro, perché sono tutti interventi molto... Hai detto la domanda di riserva. Mannaggia. Qual è invece l'artista che in qualche modo ti aspettavi di più? È difficile fare questa, nessun direttore artistico di risponde. Non lo dirà mai un direttore artistico, perché ci metti in difficoltà. Poi pubblicamente, peraltro. Pubblicamente, certo, poi è pure registrato. Finisce, capito, su YouTube. Finisce, siamo rovinati. No, non lo dirò mai. No, però sicuramente. Un'ulteriore domanda di riserva per tutti e due. Qual è quello invece che avreste tanto voluto avere, ma non siete riusciti per qualsiasi motivo a portare al festival? Tanti in realtà. Tanti. Ne dico solo uno parlando di me. Avrei voluto portare dentro la prima edizione di Ra Marco Donnarumma con una performance... Ti ricordi molto bene, no? Perché sì. Parlammo assieme, sì, della possibilità di organizzarlo al Capitolium. E non siamo riusciti per questioni di location, di spazi, per questioni economiche, per lo più per questioni economiche. Ecco, sì. È un peccato, perché speravo di portarlo alla seconda edizione, è saltata di nuovo. Ci abbiamo provato, tu eri stato molto d'aiuto, per cui, però ecco, non basta solo la buona volontà. Esatto. Sì. Ma io avrei voluto far vedere solo un breve video di Ground. Sì, e poi chiudiamo con quello. Certo. Uno che non si è riusciti a portare. Ho tentato con Jim O'Rourke prima che... prima che si scongelasse, ma sempre trovato... Un Mururk. Faccio vedere questo breve video di Ground Music Festival che è dell'anno scorso. Bene, grazie Luca, grazie Fabrizio, ringraziamo anche Gabriele dall'altra parte dello schermo. Complimenti, aspettiamo la prossima edizione e annunciamo lo showcase. Sì. Oh,
Carlino, così parte una cosa a casa. Allora, sì, il live set che sentiremo ora è di Elia Piana, è un musicista che già abbiamo avuto presente al nostro festival nei precedenti 2 anni, tra l'altro, insieme a Sara. Serena, scusami, hanno tenuto dei workshop in collaborazione sempre con il Festival Carte della Terra, erano dei workshop per bambini, in qualche modo legati di nuovo al rapporto tra la musica elettronica, l'ascolto e la natura. C'erano sempre questi elementi, diciamo, come utilizzare gli elementi naturali per produrre del suono. In questo caso suonerà appunto un live set in solo, con i suoi synth modulari, e siamo ben felici che lui sia qui. Grazie. Grazie a voi e al prossimo appuntamento, che sarà l'ultimo, la settimana prossima, sempre di venerdì. Ciao a tutti, grazie. Sono Elia. E ci tenevo a fare proprio 2 parole prima del live. Una cosa che faccio ultimamente, mi piace molto spiegare qualcosina prima di iniziare, nel senso che è musica comunque sperimentale, musica che ha una gestualità comunque alla quale magari non siamo totalmente abituati a restare in ascolto, anche mentre qualcuno fa poco, siamo abituati magari più a cose video, a cose sempre appigli anche più visivi. E ci tenevo a spiegare quel che è anche la ricerca dietro l'ultimo progetto che mi ha fatto poi pubblicare anche il lavoro Sotto l'albero tutto si copre, che nasce dalla scoperta che a Brescia c'è una collezione privata di strumenti etnici musicali di Carlo Fasser sotto la Galleria dell'Incisione. E grazie a Caterina, la figlia di Carlo, sono riuscito ad entrare in questa collezione e aver la fortuna di registrare poi e campionare questi strumenti. Inizialmente per puro divertimento, nel senso che è stato per me un parco giochi. E poi quando questi suoni sono poi decantati e puliti e sono rimasti un po', e da questi suoni molto grezzi, quindi anche comunque da strumenti scordati, da strumenti anche rovinati dal tempo o comunque nati in maniera molto primitiva, sono nate queste composizioni che sono presenti appunto nell'album Sotto l'albero tutto si copre. E quindi ecco, è una ricerca sulla comunicazione tra il primitivo e quello che è adesso la nuova tecnologia musicale, con sintetizzatori modulari e altri strumentini vari. E grazie, buon ascolto.
Thank you.